iniziato il percorso sulla valutazione descrittiva. Era un po' di anni che non lavoravamo più sulla valutazione e abbiamo pensato che insomma fosse un argomento sul quale valeva la pena ritornare un pochino a ragionare. E l'anno scorso quindi abbiamo fatto un percorso in cui insomma, abbiamo sentito dei colleghi, e Vincenzo era uno dei colleghi che abbiamo sentito, un po' perché aveva scritto il libro che poi quest'estate abbiamo letto tutti, un po' perché come dire, guardandoci un po' intorno avevamo cercato chi già faceva, avevamo sentito dei colleghi di Massa, vi ricordate, una collega di Massa, avevamo sentito un collega di Ancona, se non mi sbaglio, e poi avevamo fatto dei primi tentativi, delle prove come dipartimento. Quest'anno l'idea è di dire, continuare a approfondire e capire anche poi alla fine dell'anno in parte che cosa farsene di questa roba qua. Per il momento convivono i nostri tentativi di valutazione narrativa con la nostra ormai famosa iperpagella, d'accordo? Noi abbiamo una pagella che abbiamo chiamato a suo tempo iperpagella perché il problema della valutazione ce l'eravamo posto e avevamo trovato come dire, modo per poter rendere più formativa la valutazione, l'idea di prendere il voto e esploderlo in qualche modo, quindi per ogni disciplina il voto è esploso negli indicatori di disciplina, negli indicatori di partecipazione e così via. Buongiorno, benvenuti, mi sembra che siate veramente fortunati a stare in questa scuola, lo dico soprattutto ai nuovi, nel senso che rispetto a me sto girando diciamo in questo periodo di scuole, mi sembra una scuola viva, stimolante da tanti punti di vista, un po' di cose le raccontate Sara, sapete meglio di me. Quando io sono venuto in contatto con loro, devo dire la prima cosa che mi ha colpito è la bellezza e una progettualità che avete in questa scuola. E quindi diciamo in una prospettiva ampia siete fortunati, in una prospettiva un po' più ristretta siete sfortunati perché il sabato mattina qui a scuola dopo averlo esserci stati dal lunedì al venerdì immagino sia il massimo. Bene, proviamo a iniziare perché io ho solo 129 slide, non sono nemmeno 130 da farvi vedere, e non le vedremo tutte naturalmente, però iniziamo, poi man mano che vi sembra interessante intervenire, dialogare, osservare, criticare, fatelo pure. E ne parliamo. Io vado, non aspetto nessuno, allora, quella che vedete lì, siete troppo giovani, la maggior parte di voi, è la pagella di Fanfani, dottore Fanfani, che ha governato l'Italia a lungo. Pensavamo tutti andassero meglio, insomma. Io dopo aver saputo che Verdi non era stato ammesso al conservatorio perché non metteva le mani bene sul pianoforte, eccetera, e una sfilza di bocciati a scuola o di gente che andava male e poi appunto ha rivoluzionato il mondo. Allora, questo è solo per capire perché siamo qui. Io prima di partire di parlare direttamente di valutazione farei una piccola introduzione su quello che è il mondo della scuola oggi, specialmente visto dai ragazzi. Il mondo della scuola oggi più o meno è questo, noia, fatica, timore, ansia, costrizioni, paura del giudizio dall'esterno, e queste cose diciamo io le ho scritte, avete avuto la pazienza di citare il libro, questo è l'incipit del libro, un comunicato dell'ISS, l'Istituto Superiore della Sanità, dell'agosto 2023, dell'anno scorso. L'Istituto Superiore della Sanità, oltre a indagare su tutte le statistiche del Covid, è diventato famoso nell'epoca del Covid, eccetera, indaga anche sul benessere dei ragazzi nelle scuole. E quindi ogni anno tira fuori un comunicato, questa è naturalmente una parte del comunicato, e
dati anno dopo anno sono sempre questi qua. Guardate le percentuali, solo il 13% dei ragazzi ama la scuola, apprezza la scuola, la percentuale scende al 6% tra i quindicenni, circa la metà degli undicenni si sente molto stressato, eccetera. Questo è un comunicato che alcuni, quando io l'ho messo sul libro, mi hanno detto: vabbè, però è vero che i ragazzi hanno ansia nelle scuole, però l'ansia non deriva dalla scuola, l'ansia deriva dalla società, perché siamo in una società ansiogena, i ragazzi spesso non vedono, no, un futuro come le nostre generazioni passate potevano vedere. Siamo tutti stressati, i ragazzi sono stressati non dalla scuola ma dall'esterno. E la vostra regione vicina, l'Emilia Romagna, nel 2022 ha fatto uno studio molto interessante, perché ha preso 15.000 ragazzi e ragazze, quindi una bella fetta, compresi quindi dalla prima media all'ultimo anno delle superiori. E a questi 15.000 ragazzi ha chiesto, ha fatto un'indagine particolare, le parole che vengono fuori rispetto alla scuola sono quelle. Loro in particolare hanno chiesto quali sono le sensazioni, le emozioni, i sentimenti che provi più di frequente in queste situazioni di vita. E la prima indagata era la scuola, no? La scuola il 77% dice di provare ansia, 56% noia, 50% quasi insicurezza, tristezza e così via. Per provare la prima sensazione positiva dobbiamo arrivare a determinazione e siamo al 32%, poi ne ritorna un'altra che non sia positiva o negativa, poi c'è responsabilità verso più fragile, positiva, voglio ricordare, poi ritorniamo. Però quelle, diciamo, primarie sono queste negative. Questa ricerca è significativa secondo me perché, oltre a chiedere le emozioni e le sensazioni a scuola, ha chiesto quali sono le emozioni e le sensazioni in altri contesti, in famiglia. E in famiglia vedete che schizza la fiducia, dopo c'è la rabbia perché i genitori fanno incazzare abbastanza normalmente, e poi c'è gioia, responsabilità per i più fragili, un po' di tristezza per arrivare a noia. Ad ansia in famiglia chiaramente i ragazzi si sentono invece abbastanza tranquilli e sicuri. Con gli amici giustamente schizza la gioia, la felicità, la fiducia, la responsabilità verso gli altri, e di nuovo per arrivare all'ansia e alla noia siamo qui sotto. Allora forse non è vero che la scuola, che a scuola i ragazzi trovano ansia perché la società è ansiogena. Forse i ragazzi provano ansia a scuola perché la scuola in qualche modo mette ansia. Venire a scuola tutti i giorni, la mattina alle 8, stare chiusi fra quattro mura insieme ad altri, con la pressione di essere giudicati, momento per momento potrebbe mettere ansia. Quindi questo è il confronto, se guardiamo appunto la parte dell'ansia c'è una differenza pazzesca, e poi le altre, questo blu è quello a scuola, in famiglia e con gli amici. Allora, da questi dati appunto viene fuori che veramente pochi ragazzi amano la scuola e stanno bene a scuola. La maggior parte dei ragazzi invece ci stanno un po' male e cerchiamo di capire, siamo qui per questo, perché potrebbe dipendere. Diciamo, il modello tradizionale scolastico lo conosciamo tutti, prevede la lezione qui, come sto facendo io adesso, tornate a casa, studiate, ritornate, vi interrogo, facciamo i compiti. Questo è il modello classico che magari molti stiamo cercando di superare anche qui dentro, probabilmente, no? E le conseguenze sono quelle un po' che abbiamo visto. E vi faccio notare che comunque i ragazzi nostri passano una media di 6 ore al giorno a scuola e poi altre 2, 3, 4 ore a studiare il pomeriggio, a seconda il ragazzo, la famiglia che c'è dietro, eccetera. E quindi arriviamo a un numero di ore non banale, 8-9 ore al giorno,
che un qualsiasi lavoratore, diciamo con 30 ore di 30-35 ore di lavoro, dovrebbe essere soddisfatto e dovrebbe raggiungere dei buoni risultati. Noi carichiamo i ragazzi di tante ore in cui stanno bene o male a contatto con le cose scolastiche e poi i risultati non sono così eccellenti. Allora, vediamo cosa ci viene detto da chi queste cose un po' le ha studiate, neuroscienze, pedagogisti, eccetera. Ci dicono che tutto quello che si impara sotto ansia in qualche modo poi svanisce, o dura poco, o non lo imparo in maniera pervasiva, cioè non mi rimane dentro. La Lucangeli, io l'ho conosciuta, dice che dentro di noi abbiamo un livello di, ci teniamo questo rumore di ansia legato alle nozioni che abbiamo imparato, perché io sto imparando una cosa per andarla a ripetere domani all'insegnante, non la sto imparando per il piacere di impararla, non la sto imparando perché ero curioso verso quella cosa, la sto imparando solo per dovere e per dover andare domani a farmi valutare dall'insegnante, e quindi quella nozione è anche legata a una bella fettina di ansia. E per rimuovere quello stress in più che ho immesso dentro di me, io devo rimuovere la nozione. E per quello che i ragazzi, anche noi capita, certe volte dopo pochi giorni, dopo poche settimane hanno dimenticato tutto quello che avevano imparato. Perché gli va bene, perché in questo modo si salvano, dice Lucangeli, no? Perché se no si devono tenere anche dentro quello stress, quell'ansia in più che poi fa male al fisico. Quindi invece l'apprendimento fatto senza ansia ha un qualcosa in più. E lo sappiamo tutti, perché i nostri figli che vanno a imparare la chitarra, a imparare a danzare, a fare sport in ambienti un po' meno ansiogeni, diventano bravissimi e non sono interrogati tutti i giorni, non sono valutati tutti i giorni, non sono riempiti di voti tutti i giorni. La pedagogia, d'altra parte, ci dice che più che la lezione frontale, probabilmente hanno effetto altri modi lavorativi, altre modalità lavorative, per esempio il lavoro di gruppo, per esempio la cooperazione tra ragazzi, che ci sono delle modalità per cui loro facendo sono più attivi, sono più, si interessano di più, hanno più piacere a fare le lezioni e quindi hanno risultati migliori. Questa credo che la conoscete, è un'immagine che non è l'originale di Bale, è un po' rifatta, però ci fa vedere bene questa piramide come il vecchio detto orientale, no? Se ascolto dimentico, se guardo ricordo, se faccio imparo, capisco e imparo. Come vedete, dopo un paio di settimane tendiamo a ricordare poco di quello che leggiamo e ascoltiamo, ancora poco di quello che vediamo, nel momento in cui già più sensi vengono attivati contemporaneamente andiamo meglio, se riusciamo a fare qualcosa. Qui è il motivo per cui diciamo sempre ai ragazzi dovete ripetere, dovete ripetere, dovete ripetere, non per diventare dei pappagalli, ma perché se ripeto sto facendo, se lo dico in qualche modo mi attivo in un altro modo e quindi se lo ripeto probabilmente me lo ricordo, se faccio addirittura è molto meglio. Cerco di andare veloce perché appunto le cose qui ci sono tante, però in qualsiasi momento ripeto voi vogliate intervenire, fatelo. E ok, quindi queste sono le cose che dobbiamo un po' tenere in conto. Tra l'altro il fatto che nel momento in cui un ragazzo deve apprendere non ci dobbiamo mai dimenticare che la parte emotiva è importantissima, è fondamentale. Quello di apprendere è un atto di libertà, se vogliamo, no? Cioè io posso ripetere 150 volte la cosa nelle orecchie al ragazzo, se lui non vuole farla entrare dentro di sé, non la farà mai entrare dentro di sé. È inutile che proviamo con l'imbuto a ingozzarli. È un atto di libertà, è un bell'atto di libertà quello di decidere. Questa cosa non la voglio imparare. E se quindi vogliamo farla imparare, più che ripetere 100 volte, più che forzarlo in tanti modi, probabilmente dobbiamo trovare il canale giusto. E quindi
questa è una frase che ha detto la Lucangeli, non so se la conoscete, è una neuroscienziata, vice rettore a Padova, è psicologa, è una delle massime esperte al mondo di neuroscienze legate all'apprendimento. Ha fatto una conferenza una volta di 2 ore, una conferenza bellissima, meravigliosa, che trovate su internet. Alla fine di queste 2 ore, tutta tecnica, che si è spiegata bene, eccetera, alla fine ha detto: beh, però se oggi mi chiedete qual è l'insegnante migliore, è quello che entra in classe col sorriso. Perché entrare in classe col sorriso già predispone bene, appunto dal punto di vista emozionale, i ragazzi ad apprendere. Se i ragazzi vedono in te qualcosa di positivo, allora già si predispongono meglio all'apprendimento. Quello che dovremmo, su cui dovremmo lavorare, anche appunto, sono la metacognizione, cioè il fatto che il ragazzo si renda conto del suo percorso. È inutile che li tiriamo per le orecchie, così più loro diventano consapevoli dei loro progressi, del percorso che devono fare, e migliori saranno i risultati. E il senso di autoefficacia, cioè il senso che hanno loro di riuscire a capire dove possono arrivare, cosa possono realizzare e cosa non possono realizzare. E più acquisiscono autostima in se stessi, migliori saranno, più grandi saranno i risultati. Okay. E se vogliamo che i risultati siano migliori, perché noi siamo interessati a non dare ansia ai ragazzi, a non farli annoiare troppo, ma siamo interessati al fatto che loro apprendano, siamo qui per questo. Siamo qui per questo. Sempre la regione di Germania che fa tante belle cose. Nel 2016, non so se l'avete contattata, perché Bacchi è un'altra che sperimenta la valutazione descrittiva e formativa da allora, dal 2017. Allora, mentre partivamo, io insieme a Morgani, mi sono presentato bene, sono insegnante di matematica e fisica, sono laureato in ingegneria, per i primi anni ho insegnato informatica, elettronica, poi sono passato a matematica e fisica, e io sono 8 anni che sperimento la valutazione formativa all'Università Morgani di Roma. Bacchi è un insegnante di Cesena, del Vincenzo Monti di Cesena, che ha fatto lo stesso tipo di percorso, siamo partiti lo stesso anno. Io non sapevo di loro non sapevano di me, io ho cercato, come ha fatto Sara, su internet, esperienze simili in tutta Italia e non ne avevo trovata nessuna nelle scuole superiori. C'era qualcosa dell'elementare, qualcosa del medio, ma i superiori non ce n'erano. Mentre naturalmente esperienze simili sono facili da trovare nel nord Europa, Finlandia, Danimarca, eccetera. Simone Romagnoli è un professore di pedagogia dell'Università di Bologna. Quindi loro hanno fatto un lavoro più strutturato del nostro. L'Università di Bologna per un anno ha fatto un'indagine al Liceo Monti di Cesena per capire quale intervento potesse essere fatto per migliorare i risultati di apprendimento dei ragazzi. E dopo aver fatto interviste, studi, eccetera, hanno concluso che l'intervento migliore che si poteva fare era togliere i voti e mettere le valutazioni descrittive. Quindi, dopo un anno di studi, un'università, diciamo, è arrivata a questa conclusione. E allora iniziamo un po' a parlare di valutazione e cominciamo a domandarci che cos'è, a che serve, perché la facciamo, cosa andiamo a valutare, chi andiamo a valutare, eccetera. E credo che voi, che ci state lavorando già da tempo, quindi siete un po' avanti in questo percorso, e io banalizzo sempre le discussioni in famiglia, purtroppo sono sempre sui voti. È difficile parlare di scuola con i ragazzi senza parlare di peso 7, ne ho mandato 5, io ho avuto 7 e mezzo, poi il ragazzo torna a casa e dice: ho preso 7 e mezzo, e la prima domanda è appunto: quanto hai preso? Ma se non lo domandiamo, ce lo dicono loro, no? Domandate a scuola bene, la prima domanda è così.
siamo banali noi esseri umani. Non è andata a scuola? Bene. Sì, vabbè, ma non l'hai mai fatto. È successo qualcosa, ho preso 7. Domanda successiva? Sì? Prima ancora? Perché quella viene dopo, nel caso in cui la domanda successiva non l'ha risposta. Gli altri. Eh? Gli altri. Gli altri, certo. Gli altri. Che senso ha il mio 7 se non so quanto hanno preso gli altri? Se gli altri hanno preso 6,5, 5, 5, 4, 2, 1, sei stato meraviglioso, no? Se gli altri hanno preso 8 e 9, era un compito facile, come fate a prendere 7? Appunto perché non hai preso 8, perché non hai preso 9. Però, in ogni caso, intanto partiamo dal fatto che è difficile parlare con i ragazzi di scuola senza pensare ai voti. Ed è difficile anche che noi insegnanti ci staccarci dai voti. L'apprendimento dove sta? Cosa ho studiato? E cito qualche normativa. Okay? La normativa che parla di valutazione comincia così. La valutazione è progetto e processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Okay? Noi normalmente cosa andiamo a valutare? Andiamo a valutare un'interrogazione. Io riesco, le chiamo interrogazioni davanti agli altri, se no per me sono colloqui, difficile somiglia troppo a interrogatorio, interrogazione. E quindi valutiamo un colloquio, un compito, un test, qualsiasi cosa ci sia venuto in mente di fare, qualsiasi cosa che abbiamo fatto. E poi facciamo una media, chi fa la media aritmetica precisa, chi vede i progressi, ragazzi, eccetera. Mi comincio a domandare se valutando i risultati di queste performance stiamo valutando i processi degli apprendimenti come ci chiede la normativa. Su chi valutiamo sono un po' perdito. Ho tolto la slide, c'era una slide sugli studi specifici dell'insegnamento. Gli studi specifici dell'apprendimento, ma ci sono anche gli studi specifici dell'insegnamento, però l'ho tolta perché non voglio provocare. Allora, chi valutiamo? Se è vero che tutto quello che succede a scuola è un processo, parte dall'insegnamento, passa per la comunicazione e arriva all'apprendimento, se i risultati a valle alla fine non ci sono, dove stanno le responsabilità? Noi normalmente giustamente diciamo stanno a valle, non ha potuto studiare, non vuole capire niente, non si vuole impegnare, eccetera, eccetera. Però quello che stiamo valutando in teoria è tutto il processo dall'inizio alla fine e quindi stiamo valutando solo loro, stiamo valutando anche il nostro lavoro in qualche modo, stiamo valutando l'intero istituto scolastico, come mette in condizione di apprendere, di insegnare noi, perché poi ci mettono davanti 25 alunni, 30 alunni degli istituti superiori con situazioni di handicap, di disturbi specifici dell'apprendimento, di ogni tipo di difficoltà e noi dobbiamo gestire tutto insieme, no? Se i risultati alla fine non arrivano, probabilmente anche qualcosa dipenderà dall'istituzione scolastica, da come è formata, da come è creata, aule piccole, dove non si può lavorare bene, eccetera. Perché valutiamo? Questa è la domanda fondamentale su cui ora iniziamo tutto. Allora, io ci sono 2000 tipi di valutazione, poi ci sarà il professor Benvenuto che se volete vi scinde la valutazione, no? Nei suoi 1000 rigori. Però a me piace dividerla in due grandi settori, la valutazione formativa e la valutazione sommativa, che bene o male sono anni che sentiamo da tutte le parti. Quindi che vuol dire, mettiamoci d'accordo, formativa è quella che tende a formare, quindi è quella che mi serve per fare crescere i ragazzi, fa parte della didattica vera e propria, nel senso che fa parte del processo di insegnamento, una valutazione che è fatta per far migliorare il ragazzo. Stesso sto suonando il piano e metto le mani male come faceva Belli, senza passare all'esame di conservatorio, no? Se ti do 5 e ti mando via non ti ho formato molto,
Se invece ti spiego come devi mettere le mani, cosa stai sbagliando e come vanno messe le dita sul pianoforte, allora quella è una valutazione formativa. Ok? Banalizzando, c'è chi dice la valutazione formativa è il cuoco che assaggia la minestra per vedere di sale come fa, com'è, e quindi poi eventualmente la migliora. La valutazione sommativa è quella del cliente invece che assaggia la minestra e dice fa schifo, non è buona, manca di sale, c'è troppo sale, eccetera. Quindi la valutazione invece sommativa è quella che deve quantificare, deve misurare. Penso sia la cosa più difficile del mondo, è per questo che i docimologi, avete qui la fortuna di essere venuto, e ci sbattono la testa da tanto tempo, poi vengono a dirci le cose, noi le prendiamo e non le prendiamo, perché non è facile quantificare gli apprendimenti, no? E però la valutazione sommativa quello è, e deve arrivare, visto che quantifica, deve dare un voto, un qualcosa, deve arrivare a conclusione di un processo. Quindi normalmente io che faccio l'unità didattica, finisco, faccio la prova, ok? Loro me la consegnano, io magari ci metto, perché sono lento, 15 giorni a correggerla, una settimana, intanto ho iniziato anche un'altra unità didattica, perché il programma è bello intenso e dobbiamo correre. Quella che sto facendo non posso dire che sia valutazione formativa, perché io poi gli darò due consigli, poi se non voto, però ormai sono passato all'argomento successivo, no? Non serve molto dal punto di vista formativo, quella è valutazione sommativa in cui io sto dicendo questa è una didattica, per cui l'hai appresa da 7, da 6, da 5, eccetera. Quindi, diciamo, avendo due tipi di valutazioni, quello che possiamo fare è questo. Possiamo valutare per formare e per far migliorare, possiamo valutare per giudicare, classificare, sentenziare, eccetera. E tendiamo a farle tutte e due insieme. Io oggi sono qui per dirvi, lo sapete già, quindi mi posso dichiarare senza problemi, faccio outing, ok? Io sono interessato a quella. Io quando entro in classe, la parte di valutazione che voglio fare, l'unica che mi interessa sinceramente è quella lì. Poi in qualche modo il sistema mi costringe a usare tutto questo, perché alla fine il facendo il voto ce lo devo mettere. Però quella per cui io sono nato come insegnante, voglio fare l'insegnante e che voglio far crescere il più possibile. Allora, ritorniamo alle normative e ce le rileggiamo un canto. Allora, la valutazione concorre con la sua finalità anche formativa attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno ai processi di autovalutazione dei migliori medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. E la fase successiva a quella che vi ho detto prima, del decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009, che è quello a cui, che ci dice come dobbiamo valutare. È questo qui. Poi per gli elementari e forse anche per le medie inferiori avete anche l'altro decreto che interviene ancora più forte. Però guardiamoci questo che vale per tutti gli ordini di scuola. Ok. Finalità anche formativa. Attraverso l'individuazione delle potenzialità, delle carenze di ciascun alunno, dei processi, c'è scritto che dobbiamo dare un 5, un numero da 1 a 10, non c'è scritto. Quest'altro, che è lo statuto delle studentesse e degli studenti, non è che perché si chiama così abbia meno valore, è una legge dello Stato italiano, ok? E ci dice lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, anche se lì poi dipende dai ritardatari che ci sono dentro di noi, volta ad attivare un processo di autovalutazione. La valutazione che diamo noi deve essere volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza, di debolezza, eccetera. Allora, la normativa mi sta dicendo di mettere un 6, un 5, un 7, o mi sta dicendo di chiarire al ragazzo cosa ha fatto bene, cosa ha fatto male, dove si deve, eccetera, eccetera. Posso fare tutto questo, lo posso realizzare con un numero? Allora, credo, dal mio punto di vista, è abbastanza chiaro.
non può dare al ragazzo l'indicazione del numero 100, se gli do un 3 vuol dire che sta sbagliando, che non si è preparato bene, che probabilmente c'è qualcosa che non va. Ma cosa non va? Cosa sta sbagliando? Come, soprattutto, come si può migliorare? Il 3 non glielo dice. Quindi non ha nulla di formativo. Poi il voto, oltre a non essere formativo, crea delle problematiche. Perché intanto, come dicevamo prima, si parla solo di voto. E tutta l'attenzione del ragazzo, delle famiglie e purtroppo spesso anche di noi docenti è su voti. Io certe volte lo vedo a fine anno, i colleghi che hanno i registri pieni di voti sono felici e rilassati, e i colleghi che hanno il registro dove manca qualche voto sono lì stressati in ansia più dei ragazzi, gli devo mettere un voto, li devi fare interrogare, e se me lo inseguono per i bagni e dappertutto per interrogare, perché se non gli mettono quel voto che gli manca, sono loro, poi non sanno come rendere conto alla dirigente, quindi il problema dei voti non è solo dei ragazzi, spesso è anche nostro. Ok? E chiaramente il ragazzo che vede una scuola tutta incentrata sul voto, che ne dice? Che quello che conta è il voto, non è la sua preparazione, anche se le cose devono, se sono chiaramente legate. Allora, il fatto che i voti siano numeri, perché poi alla fine no, arriva come la maturità oggi, in quest'anno, no, sono arrivati dall'esterno, arriva uno, mette il numero, no? E qualcuno dice quella è la valutazione oggettiva, ma quello è la valutazione oggettiva. Il numero è un numero, io sono primo, sono ingegnere, è chiaro che i numeri sono numeri, ma se io sto usando uno strumento di misura che ha una certa validità, il numero è un numero, a parte che è sempre un margine di errore qualsiasi misura. E la prima cosa che insegniamo in fisica e in altre scienze ai ragazzi sono gli errori che si fanno nelle misure, gli errori di misurazione. Però un errore di misurazione fatto con uno strumento che ha una certa affidabilità è una cosa. Quando facciamo una valutazione numerica noi, di oggettivo c'è ben poco, posso avere la griglia più bella del mondo, ma di oggettivo c'è ben poco. Posso fare un test solo a crocette e quindi il risultato è oggettivo? No, perché dipende pure dalle domande che gli ho fatto. Ci sono degli alunni, soprattutto nei test, che a un test vanno bene e prendono 8, a un altro test vanno male e prendono 4, ok? E se non è proprio un test dove il voto è messo in maniera automatica, chiaramente ogni docente darebbe un voto diverso dall'altro. E noi stessi docenti, io me ne accorgo quando vorrei poi i compiti, che se sono un po' più sereno, allegro e rilassato, il voto è di un certo tipo, ma se sono stressato, mi sono appena incazzato con qualcuno, il voto è diverso, ok? Anche perché le valutazioni sono diverse, semplicemente perché in quel momento il compito prima, il compito dopo, lo sappiamo tutti queste cose, ok? Allora, i ragazzi comunque spesso hanno questa problematica qui, di identificarsi con loro. Noi gli diciamo sempre, ma io non sto valutando te, questo è il voto sul compito, non c'entri tu. Una ragazza in un'assemblea tipo di questo genere ha una prof che diceva quella cosa, gli disse, prof, lei può pensare quello che vuole, ma io il voto non lo sento addosso. Quando mi arrivo al 5 non lo sento addosso. E poi devo, tra l'altro devo andare tanto a giustificare quel 5 e poi pensare a come recuperare quel 5, eccetera. Ok? I voti cosa hanno ancora, cosa si portano appresso? Un po' di negativo. Intanto creano un po' di muro, dipende sempre noi da come incoraggiamo quegli studenti, ma il fatto che ci sia, che io li debba valutare e io, quello che gli deve insegnare le cose, sono lo stesso che deve decidere del loro futuro, se sono promossi o bocciati. Qui alle medie avete un po' meno questo problema. Noi alle superiori ce l'abbiamo tanto il problema, perché i voti nell'ampia scala vanno a 10, hanno tutti la loro importanza, ma poi ce n'è uno in 6 che è drammatico per metà della popolazione scolastica, non per pochi. Ci sono tanti per cui c'è una netta separazione, di qua va tutto bene e di là va tutto male. E allora quando io sono quello, sì che ti sta insegnando le cose, ma che poi decide se tu vai avanti o non vai avanti, probabilmente non posso essere visto solo come la guida a cui affidarsi, perché affidarsi, come sapete, vuol dire lasciarsi andare.
Io non mi posso lasciare andare, perché se io mi faccio vedere da te che sono impreparato, tu magari sei quello che mi ha bastonato. E allora attenzione ai muri che si creano tra noi e i ragazzi, perché noi siamo quelli che li mettiamo voti, ma attenzione alle competizioni che investiamo tra di loro, per la concorrenza, perché il voto, come dice l'altro docimologo che in questo periodo fa tanto, Cristiano Corsini, i numeri una sola cosa fanno, creano delle graduatorie all'interno della classe. Quello c'hanno sicuro, un 7 cosa c'ha di sicuro e di oggettivo? Che è più di un 6 e meno di un 8, solo quello. Il resto è tutto, il 7 può derivare dal fatto che hai fatto bene alcune cose ma le hai espresse male, se hai visto che hai capito bene la lezione ma non ti sai esprimere, oppure al contrario, può derivare dal fatto che sì, ti esprimi benissimo, però guarda, alcuni concetti non ti sono ben chiari e non li hai visti, oppure una parte l'hai vista bene, una parte l'hai vista male. Un 7 di per sé non dice nulla, tranne di essere più di un 6 e meno di un 8. Ok? Io però mi dico e mi domando, a che serve una graduatoria nelle scuole? Perché a 12 anni devo creare una graduatoria tra i ragazzi, una classifica dal più bravo al meno bravo, 10, 9, 8, 7, 6? Qual è la motivazione? Se siamo in un ambiente in cui devo fare una selezione, perché ho 3 posti di lavoro da assegnare e ci sono 50 concorrenti, devo fare una graduatoria, perché posso prendere solo 3 persone e allora faccio una graduatoria. Se devo assegnare un lavoro, una borsa di studio o qualsiasi altra cosa. Nel momento in cui ho davanti dei bambini delle elementari, dei ragazzi delle medie, dei giovanotti delle superiori, e non c'è motivo per creare una graduatoria all'interno della classe, non capisco perché si faccia, e ancora di più se si fa giorno per giorno invece che al punto finale. Allora, Budella, non so se lo conoscete, è un importantissimo professore dell'Università di Milano, però insegna a Losanna da sempre, e lui nelle sue ricerche ha fatto degli studi abbastanza intensi, diciamo, mettendo insieme tanti altri studi fatti in giro per il mondo. Dice che esistono, le cosiddette meta ricerche, esistono numerosi studi sugli effetti negativi dell'uso dei voti. Negativi perché l'uso dei voti è minaccioso, anche quando noi non vogliamo. Noi non vogliamo essere minacciosi, spero, nessuno di noi, no? Non vogliamo ricattare i ragazzi col voto. Eppure, così, io non so qui alle medie quante le medie delle scene, ma vediamo le scene di ragazzi che vengono a pietire un voto, che stanno lì a cercare di arraffare quel 6 con le unghie e con i denti, no? E associato alla rappresentazione della scuola come luogo di selezione e di formazione, dove i risultati determinano il percorso scolastico e professionale. I ragazzi vedono il voto appunto come un simbolo del fatto che noi non siamo interessati al loro apprendimento, ma siamo interessati solo a vedere chi di loro è più bravo e chi meno bravo. E quindi dice sempre Butera che vuole comunque una motivazione intrinseca, che è l'unica che vale. Se qualcuno di voi qui oggi sta solo perché è forzato dalla dirigente, è chiaro che tutto quello che dico io, da una parte entra appunto dall'altra, è la vostra libertà di apprendere anche queste cose, la esprimete come volete. Quando invece c'è una motivazione intrinseca, sappiamo tutti, quando i nostri figli vogliono fare una cosa perché hanno deciso loro di farla, e magari la bravura del genitore è anche quella di fare nascere da loro, no? La voglia di decidere di fare una cosa, e lì cambia tutto. I voti aumentano la paura dell'insuccesso, perché ha un impatto negativo sui risultati scolastici. Allora, questa frase qui, cosa mi dice? Mi dice che tutti i docenti dovrebbero essere interessati, no? ai risultati scolastici. E se mi vengono a dire, diciamo dall'alto, esperti, facendo ricerche, eccetera, che i voti influiscono negativamente sui risultati scolastici, non dico di credere, perché non bisogna mai credere senza beneficio del dubbio, ma almeno dire forse può essere vero.
I voti riducono le competenze trasversali, come la capacità di tenere conto delle informazioni degli altri, di condividere le informazioni e di coordinarsi nel lavoro di gruppo. Riduce. Usare i voti ha un impatto anche sui valutatori, sotto forma di stimolo a ridurre le disuguaglianze sociali già esistenti. Questa è un'altra cosa che sottolineano tanti, attenzione che i voti spesso servono solo a riprodurre le disuguaglianze sociali preesistenti. Le ragazze prima che entrino nella scuola, prima che entrino nella nostra classe. Ci sono i ragazzi che hanno delle famiglie che gli danno una cultura, un'apertura mentale ampia, e venivano le conferme a scuola praticamente sempre del fatto che sono bravi. Ci sono i ragazzi che vengono invece da famiglie, credo, ho capito, questa scuola ha un bacino vario. Ci sono ragazzi che vengono da altre famiglie con difficoltà, ne facciamo se vengono da famiglie di migranti, eccetera, che invece entrano con grandi difficoltà a scuola e con una... se io comincio a valutarli già con la cosa d'accesso, la prova di accesso, vediamo la... facciamo una prima prova per vedere a che livello stare all'inizio. A che livello devo stare all'inizio? Sto male all'inizio. Se devo imparare a andare in bicicletta, all'inizio casco. Se devo andare a imparare sui pattini, all'inizio casco. Se io faccio una scuola di pattinaggio, tutto quattro, perché stai cascando all'inizio, magari quel quattro mi blocca un po', ok? Allora, se invece vogliamo non riprodurre le disuguaglianze che ci ritroviamo all'inizio della scuola, perché la scuola dovrà essere un ascensore sociale, sapete che ormai anche chi studia queste cose e chi ci dà i risultati su queste cose ci dice che l'ascensore sociale non funziona più. E se non funziona più, facciamoci qualche domanda e cerchiamo di intervenire, ognuno decide, no? Dove si può intervenire, cosa fare. Vabbè, su questo io sono abbastanza d'accordo con me stesso, non so come arrivati a questo punto io dico allora mi sembra abbastanza chiaro che ci può essere una valutazione descrittiva di cui poi andremo a parlare, fatta in un certo modo eccetera, che può essere formativa e che i voti di formativo non hanno voto, no? Quindi i voti, se proprio li vogliamo usare, li usiamo in fondo a un percorso. Come ci dice la legge? Quando viene usata la valutazione formativa e si dice state sperimentando, no, voi che usate i numeri giorno per giorno state sperimentando una cosa che la legge non richiede. La legge richiede altro. Che i pedagogisti dicono che non funziona. I neuroscienziati dicono attenzione, usareste i numeri. Ok? Usare i numeri sui ragazzi è una cosa che si dovrebbe fare, se proprio vogliamo fare, perché la legge ce ne impone il pagello alla fine. La legge ci dice che dobbiamo valutare con il 10 il pagello. E lo 0 no. In qualche discussione sulla valutazione nelle scuole, certe volte ho visto che i docenti stanno un quarto d'ora a discutere se può mettere lo 0 o no. Il pagello non si può mettere, l'unica cosa che sappiamo di sicuro, vanno da 1 a 10. E fuori dalla pagella potete fare quello che volete, c'è chi usa i voti negativi, c'è chi usa meno 3, meno 4, dei test in cui si va a scalare ogni errore, si parte da 10, no? Noi abbiamo questa cosa bella, le valutazioni partono da 10 o dall'8, perché magari il 10 non si è arrivato, non si sa perché, in qualche prova, e si va a scendere, ogni errore, 7,5, 7, 6,5, partiamo da 0 e ogni parola giusta che mette ne chiudiamo mezzo punto in più, 1, 2, 3, 4, così arrivano a 20, a 30, va bene, vado avanti su questo. E questa è una cosa secondo me fondamentale. Perché lo dico? Perché spesso facciamo anche questo, no? Dico io il voto glielo do. Però accanto al voto, attenzione che gli spiego tutto. La faccio la valutazione formativa, però metto anche il voto, perché quello magari mi fa capire meglio le cose, però accanto gli ho spiegato tutto, gli ho detto cosa fa
fatto bene, cosa ha fatto male, cosa deve fare per migliorarsi e tutto quanto. Quando facciamo così, pedagogista, l'esperienza ci dovrebbe dire che i ragazzi si concentrano su voi, non gliene frega niente di tutto quello che gli dite a fianco. Se glielo dite prima del voto stanno lì e sì ma quanto. Se gli date prima il voto, tutte le cose, soprattutto se gliele dite a un colloquio, io sto qui, interrogo, alla fine dell'interrogazione gli dico, però lui sta già pensando a quanto mi mette, no? Però questo è, guarda, per me questo è un 5,5, se vogliamo esagerare. Perché devi fare la voglia che parlo, perché da quel momento in poi non mi ascolta più, non gli interessa nulla, sta già pensando che deve andare a casa a giustificare quel voto, già in classe hanno sentito il voto che ha preso, no? E qualcuno, lui si sente, non è che ci sono gli altri che lo prendono in giro, ma lui si sente, no? Che ha preso quel voto, eccetera eccetera. Quindi quando vogliamo fare valutazione veramente formativa, il numero non ci dovrebbe essere, perché lì possono pensare solo a quello che diciamo, non c'è altro. E ripeto, quando i nostri figli vanno a imparare a suonare il pianoforte, faccio esempio, ma vale per tutto quello che fanno i nostri figli il pomeriggio, non gli mettono un voto giorno per giorno, gli possono sgridare, gli possono dire fammi più questo, fammi più quest'altro, metti le mani in maniera diversa, sposta sto vignolo un po' di più, ma non gli dicono 4, perché se è 4 e quel 4 poi significa qualcosa in un percorso, quello si concentra sul 4, e questo è il voto di per come un buco nero, fa scomparire un po' tutte le parole che mettiamo a piano. Allora, ci dovremmo essere, abbiamo due valutazioni nette e separate. La valutazione per l'apprendimento non può essere quantificata, la valutazione sommativa non può essere formativa. Io se ti sto insegnando a ballare, ti sto insegnando a mettere i passi, a fare le cose. In più, ogni volta che ci si sente giudicati, purtroppo si entra in difesa. È proprio al di là del numero, se io mi sento giudicato, entro in difesa. Credo che lo facciamo tutti, noi troviamo questa cosa, quando siamo giudicati dai nostri partner, dai nostri genitori, siamo stati giudicati per tutta la vita, a scuola, eccetera. Quando si è giudicati si entra in autodifesa, c'è poco da fare. E quindi il ragazzo che entra da quella porta e sa che in qualche modo sarà giudicato, poi giudicato in mezzo a 30 persone, poi giudicato per una cosa che può pesare per il suo futuro, eccetera, e lì a difendersi dal giudizio degli altri. E quindi non entra da quella porta col cervello settato sull'apprendimento, non entra da quella porta voglioso di apprendere, entra da quella porta dicendo oggi non mi difendo, con l'elmetto, lo scudo, così entra. E maggiore il controllo, più saranno le cose che cerco di mettere in atto per difendermi dai controlli. Scusate, che tanto bevo perché mi state facendo parlare tanto, però non intervenire. Non è per quello, ma così ti lascio un attimo di pausa, perché mentre stavi parlando è arrivata la dirigente tecnico Burnick e la ringraziamo tantissimo per la sua presenza. Lei fa parte anche del comitato scientifico e tra l'altro quando durante il comitato scientifico stava parlando di questo percorso era stata proprio lei a un certo punto a citarti, quindi immagino che poi magari vi farà piacere conoscerti. grazie. Speravo di essere presente in comune. Ci conosciamo un po' tutti. Ecco, quindi lei è dirigente? Non oggi. Se oggi, mentre io parlo qui, voi fra mezz'ora aveste un colloquio con il dirigente, o con la dirigente che avete qui? Un dirigente. Un colloquio con
Stefano Tosco che vi chiedesse che cosa avete fatto nell'ultima settimana in classe, nelle varie classi ce ne avete varie, no? Materia per materia, e doveste andare lì a rendicontare del vostro lavoro, voi qui non mi ascoltereste per niente, perché stareste col cervello a pensare, no, perché io dunque nella terza che abbiamo fatto, nella terza io mi devo ricordare che mo quello nuovo chiede che abbiamo fatto nella terza, eccetera. Cioè, uno dei mali della scuola italiana è che facciamo geografia, ma quello sta pensando a latino, a inglese, a chimica, a scienze motorie per fortuna, no, oppure sta pensando a scienze motorie perché si può andare a scuola. Finalmente può usare il fisico, no? Io lo so. Abbiamo un collega offeso. Era un po' felice, dovrebbe essere felice. I colleghi di scienze motorie sono quelli che capiscono subito i ragazzi come stanno, perché li vedono come si muovono, li vedono nelle dinamiche proprio del fisico, e il linguaggio del corpo dice molto di più del linguaggio che usiamo noi, no? Io mi faccio spiegare dalla mia collega di scienze motorie se i ragazzi stanno bene, stanno male, però lo vedono subito le relazioni tra di loro e tutto quanto. Ora io lo so che voi una retta che state lì seduti un po' nei zitti e quasi non ce la fate più, ok? I nostri ragazzi ci devono stare 6 ore con delle piccole pause ogni tanto, qua e là, con dei matti, scherzo, però con dei matti che entrano da quella porta, escono, si alternano e uno fa la materia, poi esce uno fa un'altra e il loro cervello si deve settare piano piano su tutto, no? Io ora con i miei alunni, per fortuna, anche quest'anno dopo un po' di anni, per tanti anni, sono riuscito a far dare 3 ore insieme di matematica e 3 ore insieme di fisica. Gli alunni all'inizio mi dicono: questo amore è pazzo, no? Prima glielo dico a parole e poi lo vedono che è meglio stare 3 ore su una stessa materia che passare da una materia all'altra, perché così il cervello sta un attimo posizionato, ha il potere di concentrarsi. Poi è chiaro che non gli faccio 3 ore di lezione frontale, no? Facciamo un po' di lezione frontale, poi si ammazzano gli esercizi, lavorano in maniera cooperativa, si divertono pure e si rilassano e facciamo delle belle pause con i quarto d'ora accademici, diciamo. Allora, torniamo al giudizio. Una delle cose che io da quando insegno, ormai sono più di 20 anni, non mi è mai piaciuta fare, è fare punizione, no? E stare lì a guardare, a controllare, che lo sentivo come dovere professionale, non posso farli copiare, no? Ma loro mi battevano sempre più bravi, perché c'è poco da fare, no? Qui ho messo 3 eccetera eccetera eccetera, perché sono veramente infinite le tecniche a cui li stimoliamo, che uno dice: ma perché sono competenze pure, sopravvivenza nella... sì, basta che siamo consci di cosa gli stiamo insegnando. Non li stiamo educando a studiare bene, a approfondire, tranne qualcuno, insomma, e ad apprendere. Li stiamo educando all'arte dell'arrangiarsi, no? Mio fratello, che ora è dirigente, quando era insegnante, ha avuto, lui aveva un rapporto anche lui con gli alunni, e una ragazza gli ha fatto vedere le cose che aveva scritto sotto la gonna per l'ora successiva che c'era una ragazza. E mio fratello ingenuamente gli ha detto: ma se ti scoffre? E lei ha detto: mica mi può alzare la gonna, no? mica mi può alzare la gonna, cioè non mi può scoprire, anche se vede che io faccio qualcosa e butto giù e dico: non c'è niente, che fa? Allora, si arriva a cose che noi esseri umani non possiamo nemmeno immaginare, sui codici che si fanno, cioè mio figlio che fa le medie già sta a livelli eccelsi, quando arrivano ai superiori sono stupendi. Allora, il punto è questo, no? Che lo facciamo fare? Noi che fatichiamo pure a andare a correggersi i compiti tutti uguali, ma che senso ha? No? Questo, se ci devo stare lì a vedere se l'ha copiato, se non l'ha copiato, questo mi sembra copiato, poi lo discuto con lui, dice: no, non l'ho copiato, e perché dobbiamo perdere tempo su tutte queste cose? Allora, tra l'altro ci sono quelli invece che se lo fanno, lo studio quasi disperatissimo, per superare la prova, la maggior parte, tanti, no? Oggi che fare? Oggi non è venuto a scuola, io cioè deve studiare latino e non c'è la prova latino. E non mi
a scuola salti un giorno di scuola, perché quel giorno devi vedere. Ma lo studio matematico è schieratissimo, lo sappiamo, che spesso viene dimenticato, no? A poca distanza, rapida ricezione. E quanto tempo perdiamo per tutto questo? Quando faccio un giro di interrogazioni, mi arrivo alle medie e fanno il giro di interrogazioni. E il giro di interrogazioni mi domanda, ma quanto tempo ci vuole a fare il giro di interrogazioni? Pure che l'interrogazione va 2 o 3 alla volta. Quanto tempo per la didattica? E a proposito di quello che dicevamo all'inizio percorso sulla noia, io ho fatto personalmente un'indagine una volta lì al liceo a Morgagni per capire i ragazzi, le sensazioni che trovavano, eccetera, tutti i ragazzi del biennio della scuola, e la noia veniva fuori soprattutto nei momenti delle interrogazioni degli altri. Quando ci sono gli altri interrogati c'è la classe che si farebbe bene, non sanno che fare, no? Buttati lì, devono ascoltare, no? Perché li costringiamo ad ascoltare per imparare, per vedere quando c'è un'interrogazione, però chiaramente è uno dei momenti più noiosi. Quello e la lezione frontale erano dichiarati come uno dei momenti più noiosi. Chiarisco fin da adesso, casomai perché ogni tanto non mi faccio capire, io faccio lezioni frontali, faccio, ci devono essere, secondo me, e io faccio delle prove, chiamiamole come vogliamo, eccetera. E non faccio praticamente più interrogazioni, difficilmente faccio interrogazioni, ci sono delle esposizioni che i ragazzi fanno agli altri, quindi stanno esponendo una cosa. Ci sono loro che lavorano in classe, che osservo, vedo come lavorano, eccetera. Facciamo delle verifiche scritte, sì, e poi ne parliamo, magari strano, facciamo delle verifiche scritte. Quindi si fanno delle performance, sì, si fanno le lezioni frontali, sì, ma non deve essere tutto quello in mondo. Tutto il tempo che usiamo per valutare, allora, se viene usato per valutare in maniera formativa, nel senso che quella valutazione appunto che stiamo facendo serve a far progredire i ragazzi, bene, se è fatto solo in maniera sommativa, quindi non è orientante, non insegna nulla al ragazzo, allora probabilmente potrete usare meglio tutto quel tempo. Allora qui lo ridicono, senza voti non vuol dire non valutare. Valutare probabilmente meglio che con un numero. Utilizzare le valutazioni descrittive senza voti vuol dire accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Li stiamo valutando giorno per giorno, esattamente come fa il maestro di pianoforte o di danza o quello che è, in cui li aiutiamo nel loro percorso. Okay. E quindi si fa la valutazione formativa, sottopone anche a prove e verifiche varie di questi studenti. Quindi senza voti non è vero che manchi qualcosa, io e gli altri che non usiamo i voti non pensiamo assolutamente che ci sia qualcosa che manca, anzi pensiamo che ci sia un più di tante cose, e i ragazzi piano piano cominciano ad avere più responsabilità, più autonomia, si sentono anche nel momento in cui gli si fa una valutazione cucita su di voi, il ragazzo si sente considerato dal docente. Quando torna a casa e vede sul registro non un 5, non un 7, ma vede cosa ha fatto bene, cosa ha fatto male, cosa gli si consiglia, e si ritiene anche più soddisfatto. Allora, io poi non posso fare una pausa, non so voi come state. Allora, secondo me la scuola si dovrebbe un attimo rilassare rispetto alla valutazione sommativa, cioè sta storia che mi manca nei tempi di esercizio, okay? Questa storia che devo assolutamente distinguere tra un 7 meno e un 6 e mezzo, è così, così. Io lo so, è normale. Allora, gli altri stanno discutendo di questo, non è che parlano dei fatti loro, stanno discutendo di scuola. No,
Ok, e la... ci dovremmo un attimo rilassare rispetto al fatto che io questo aspetto, questo è 7 meno, quello è 6 e mezzo, su queste graduatorie che dovremmo fare, ma ci possiamo rilassare solo se veramente i voti li cominciamo a mettere da parte. È difficile rilassarsi rispetto ai numeri se i numeri continuiamo a utilizzare. E naturalmente, e poi ragioniamo anche su questo, se cambio le modalità valutative, se veramente decido di non usare più i voti, usare la valutazione descrittiva, devo anche capire se posso mantenere lo stesso modello scolastico che usavo con i voti, oppure se deve cambiare qualcosa. Chiarisco ancora una volta che la legge ci chiede di mettere i numeri solo in pagella e la legge ci chiede di valutare formativamente fuori dalla pagella, quindi non ci chiede assolutamente i numeri, poi i numeri sono la tradizione italiana e quello è anche di altre scuole, non solo dell'Italia, perché se noi abbiamo un ampio numero, per esempio le insufficienze 5, 4, 3, 2, 1, altre scuole magari in altre nazioni hanno solo un'insufficienza e basta, oppure insufficienza leggera, insufficienza grave e basta, noi abbiamo tutto il costo. Comunque la tradizione della nostra scuola è fatta di questo, nonostante la normativa, la pedagogia, le neuroscienze ci chiedano altro. Ok, da oggi, da qualsiasi momento, l'insegnante può smettere di utilizzare i voti e nessuno gli può dire nulla, nemmeno i dirigenti, a meno che il collegio docenti non abbia deciso che il congruo numero di debba essere di voti. Normalmente il congruo numero di, come dice anche la legge, di valutazioni. E le valutazioni io insegnante, nella mia libertà di insegnamento, decido come fare. Quindi se voglio usare valutazioni descrittive, uso valutazioni descrittive, nessuno mi può dire nulla, nelle famiglie, nel dirigente, nell'ufficio scolastico regionale, eccetera. Sto nella legge, sto nella normativa più di quelli che usano i numeri. Quindi un singolo insegnante o un singolo consiglio di classe, tutto il collegio può decidere di usare le valutazioni descrittive al posto dei numeri. E io penso che veramente i docenti che normalmente vengono chiamati più rigidi, che sono quelli che sembrano i più interessati al percorso di crescita dei ragazzi, visto tutto quello che ci stiamo dicendo, dovrebbero essere i più interessati a usare la valutazione descrittiva. Se voglio veramente far crescere il ragazzo, quello dove fare. E Butera ci dice, tornando a Butera, che era quello di Losanna, il pedagogista di Losanna, ci dice che le soluzioni già ci sono e ci sono da tempo. E se vogliamo semplificare le soluzioni, per le soluzioni a che? Ai problemi della scuola, degli apprendimenti della scuola, se vogliamo migliorare, le soluzioni sono valutazione formativa e apprendimento cooperativo. Quindi una delle questioni è se facciamo lezioni, poi li facciamo apprendere e poi li valutiamo, oppure se facciamo lezione, valutiamo come stanno andando e gli apprendimenti arrivano alla fine. E quindi la nostra valutazione serve per farli apprendere. Cioè la valutazione la mettiamo in mezzo o la mettiamo alla fine? È il nostro fine e la mettiamo alla fine? O è un mezzo per l'apprendimento e la mettiamo in mezzo? Ok? Io? Non si è capito, sono per questa cosa qui. La valutazione la dobbiamo usare come strumento per fare l'apprendimento. E quindi deve stare in mezzo, perché un mezzo sta in mezzo, non è un fine che deve stare alla fine. E non dobbiamo, per primi noi, usarlo come fine e metterlo alla fine, per non farla vedere ai ragazzi. Okay. Noi nella nostra esperienza al liceo Morgagni
ci sono insegnanti come me e altri che fanno valutazione formativa e non pensano veramente a che numero possa corrispondere quella prova, per esempio, fatta dal ragazzo. Okay? Ci sono altri che fanno la valutazione formativa, non mettono il voto visibile al ragazzo, ma si annotano il voto a fianco. Il 6, 5, 5 e mezzo, 7, eccetera. E poi noi quando discutiamo, facciamo come voi ogni tanto, no? Ci mettiamo insieme per discutere come sta andando, qualcuno dice ma a me mi chiedono sempre il voto. Grazie. Tu il voto glielo metti, non glielo fai vedere, ma loro annusano. loro sentono benissimo, no? Cosa stai facendo, lo capiscono. E se tu a quella prova gli fai corrispondere un voto, però giustamente vogliono saperlo, e pure è giusto che glielo dici, perché lì questa è la trasparenza. Se a quella prova stai facendo corrispondere un numero che poi farà meglio, che poi calcolerai, è trasparenza ed è giusto che loro lo sappiano. Se invece a quella prova stai dicendo solo come continuare a migliorarti e non gli fai corrispondere nessuno, non ci pensi minimamente, dici ma poi alla fine il voto è facendo come lo metti. Tanto poi avete pure pervenuto. Va bene, quindi se i ragazzi studiano solo per ottenere il voto che li usiamo a fare i voti, perché non proviamo a rinunciarci? E visto che anche va modificata in qualche modo la didattica, diciamo quello che per esempio noi e gli organi abbiamo fatto è stata la ridefinizione di tutti entrambi gli aspetti, sia la lezione che la valutazione. Nella lezione i ragazzi sono attivi il più possibile, come ci diceva il coro di Edgar Day. Cioè, i ragazzi apprendono, noi tutti apprendiamo quando facciamo, soprattutto quando facciamo. Ora voi state ascoltando, io alcune cose le sto ripetendo 150 volte, avete un potere di attenzione maggiore dei ragazzi, alcune cose le state apprendendo, spero, almeno sono tranquillo, alcune cose vi rimarranno, ma non tutto quello che ho detto vi rimarrà. Tante cose mi sfuggiranno. Come si chiamava quello della Svizzera? Tra un po' lo siete dimenticato, giustamente. No? Ma se io insisto e voglio sapere esattamente come si chiamava quello della Svizzera, anche se il concetto ce l'hai, ma io parlo di quello della Svizzera, come si chiama? Dimmi caschi. No? E se ti faccio fissare sulle nozioni invece che sui processi? Allora, se lavoro in classe, siamo un sacco di tanti. Se i ragazzi fanno in classe invece di ascoltare e basta, perché intanto quando fanno in classe io che faccio matematica e fisica in maniera particolare fanno dei problemi che non ci capiscono nulla, degli esercizi perché hanno l'insegnante che non è bravo a spiegare, e però loro non ci capiscono nulla, e quando vanno a casa stanno lì e l'esercizio non lo sanno fare, che devono fare? Guardano su internet, ormai senza dare la traccia che arriva la soluzione, ce lo prende da un compagno, lo copia a scuola in minuti appena sei arrivato, no? Altri strumenti, altri comportamenti a cui li costringiamo per portare. Invece se lavorano in classe, io sto lì, possono chiedere a me che cosa ho spiegato, possono chiedere al compagno più bravino che glielo spiega, me lo posso copiare perché glielo spiega perché ci sono io, l'altro. Stiamo lavorando in quel modo e si diventa, e impara, e migliora. Ma con docente a fianco è anche più democratico, perché lo sappiamo bene, voi avete un'utenza diversificata, la differenza a casa tra chi ha la bella stanza e la scrivania dove lavorare e c'ha i genitori sempre pronti ad aiutarli o che gli pagano pure le lezioni private, e chi invece non c'ha manco la scrivania per fare i compiti, perché sta a distanza più per fratelli insieme. Oppure comunque hanno la famiglia che assolutamente non li può aiutare, matematica, fisica e chimica e nemmeno in italiano. Okay? E quindi democrazia vorrebbe che facessimo fruttare anche tante cose di scuola e a casa, quindi riducesse il carico di lavoro, perché come dicevamo prima 30 ore, quando già stanno 30 ore in un ambiente lavorativo dovrebbero essere già non bastanti ma cominciare ad essere sufficienti. Quindi si potrebbe ridurre la quantità dei compiti a casa, dare gli stessi compiti a tutti, è un'altra cosa senza senso.
Io se do gli stessi esercizi di matematica a tutti, o ci sono quelli che ancora non hanno appreso bene le cose, che abbandonano il primo esercizio, oppure stanno lì che faticano e ci mettono 10 ore a fare quegli esercizi, o invece dall'altra parte non sto stimolando quelli bravi perché non gli sto dando esercizi alla loro altezza per approfondire, per meditare, per pensare. Quindi gli stessi esercizi per tutti hanno poco senso. Dicevo, come faccio a dare esercizi diversificati a tutti? Nel momento in cui si rendono autonomi, responsabili, anche alle medie può succedere questo, se ci trovate, ognuno si ritrova i suoi esercizi, voi gli indicate le pagine, il sito internet, eccetera, ognuno si vada a trovare. Io la regola è, appena vedi che quella categoria di esercizi la sai fare, basta, non insistere, anche se non dai 10, ma se vedi che li sai fare, passa avanti e fattene altri, ok? Quindi in questo modo riusciamo anche a farli lavorare ognuno rispetto alle proprie capacità. E questo abbiamo detto, ci dicono che funziona, in effetti funziona, e quindi usiamo la didattica tra pari, che vuol dire no, lavori di gruppo, tutoraggio, quello più bravino che si mette a spiegare agli altri. Alcuni preparano una lezione, poi se abbiamo tempo vediamo anche delle modalità didattiche. Alcuni preparano una lezione e la presentano a tutta la classe, oppure se la presentano, se la scambiano a gruppetti, a coppietti. Naturalmente noi docenti cambia un po' il nostro ruolo, dobbiamo stare attenti e valutare che chi sta spiegando qualcosa stia spiegando bene, stia spiegando concetti validi, che prima magari ho fatto il confronto io con loro, eccetera. La disposizione dei banchi, se è possibile, variarla a seconda delle attività che si fanno, invece che avere sempre la cosa tradizionale. Quindi cambia un po' la didattica, cambia la valutazione rispetto a quello che ci siamo fatti. Noi quello che usiamo è un numero solo in pagella, prima della pagella usiamo un numero per non far arrivare poi il voto in pagella come dal nulla. Quindi facciamo una sintesi, un esempio prima della pagella di tutto il percorso che il ragazzo ha fatto fino a quel momento. Poi quando vediamo un po' di valutazioni e autovalutazioni, loro si autovalutano tanto, autovalutano anche il voto finale, e quindi c'è anche una discussione. Per curiosità, avete due valutazioni l'anno o una sola? Perché non è un due. Vuoi una? No, noi due. Quello, ci sono alcune scuole che hanno cominciato a fare una valutazione l'anno, ora è appena uscito un decreto che impone la doppia valutazione, bisogna vedere se devono fare dei soliti decreti attuativi, ma poi per noi è importante, quindi perché noi non si sa se l'anno prossimo si può più fare, queste scuole che usano il periodo unico se lo possono più fare l'anno prossimo, non si capisce. No, ma noi abbiamo due orari diversi, il primo e il secondo quadrimestre, perché cambiano i laboratori, e quindi necessariamente siamo obbligati alle due valutazioni. Ok, quindi noi naturalmente i voti in pagella li mettiamo come la normativa, in itinere usiamo solo autovalutazioni descrittive dei ragazzi e valutazioni descrittive nostre, e un mesetto prima della pagella facciamo questa sintesi. Noi siamo nati... invece quando abbiamo proposto il progetto in collegio, la dirigente, che diciamo era favorevole al progetto, per farlo passare, visto anche quello che diceva il collegio, per farlo passare come un progetto di scuola, ci ha chiesto di fare una prova a quadrimestre per ogni materia con voto. Quindi io facevo la prova di matematica con voto per quadrimestri, anche di fisica, quello di latino, quello di scienze e scienze, italiano, eccetera, eccetera. Il percorso che facevamo con i ragazzi, ora magari ne parliamo, è molto, cioè le relazioni con i ragazzi sono molto più intense lavorando in quel modo, e anche con le famiglie, anche con i genitori, ci riuniamo una volta al mese con i genitori e i ragazzi tutti insieme a discutere di come sta andando. Le riunioni così di comunità in cui si parla,
E i ragazzi allora, anche se avevano 14 anni, in primo liceo sono come, più o meno come i vostri di terza media, pochi mesi dopo, e erano già in grado di gestirsi loro, le prove, le date ce le costruivano loro, quando fare italiano, quando fare matematica, quando fare fisica, eccetera. Nonostante tutto questo percorso, quella prova con voto era ansiogena per loro, era ansiogena per noi e sporcava un po' tutto il percorso che cercavamo di fare. Loro ce l'hanno fatto notare nelle riunioni con la mamma, anche i genitori ci dicevano, ma qui alla fine sembra che l'unica cosa che conta è quella prova con voto. Fate tutto il percorso bellissimo, senza contestazione e cose, poi alla fine, e noi sempre le solite frasi, ma noi proviamo a spiegare ai ragazzi che non è così, che quel numero non è il numero che va in pagella, tanto è vero, a volte era completamente diverso. Quello è l'unica valutata con voto, ma uno poi vede tutto il percorso del ragazzo, tutte le valutazioni descrittive che ci sono, c'è anche quel numero che fa un po' nell'insieme. Però funzionava così, ci siamo affacciati con il professor Benvenuto, con la Sapienza, perché noi siamo partiti senza università, poi è arrivato all'università a monitorarci, e ci siamo conosciuti così, e a un certo punto io raccontavo a Benvenuto in questa problematica che avevamo, e banalmente mi disse, ma perché non la fai dietro? Che c'entra, che ci fa quella prova lì? E io dico sì, però quando abbiamo presentato il progetto il collega dice, ma che ci fa? Dietro. E allora, ho detto, Benvenuto della Sapienza, uno dei nocimologi più importanti in Italia, sono potuto andare a scuola a dire scusate, ma che possiamo fare che... Però visto che qualche famiglia intanto diceva come alle elementari, e allora sto sintetizzando, scusa finisco, quindi abbiamo deciso, abbiamo tolto quelle prove con voto e abbiamo deciso di mettere un mese prima del voto in pagella un numero che rappresenta il percorso fatto dal ragazzo fino a quel momento, così il ragazzo e la famiglia ci cominciano a fare la bocca e dicono ma veramente non ci riprovo, eccetera, nonostante tutto il percorso che facciamo di Hai detto che un mese prima della consegna delle pagelle si discute il voto, mi chiedevo perché proprio un mese prima, nel senso che se c'è qualcuno col 5 allora può rimediare il 5, però sì, sì, perché però un mese c'è parso la quantità di tempo giusto, l'intervallo di tempo giusto per in un mesetto se poi se ti sembra, intanto se appunto ti arriva un'insufficienza, un voto di cui non sei soddisfatto, hai il tempo di recuperare. Se te lo faccio una settimana prima è troppo tardi, se devi recuperare in qualche modo. Troppo presto non ha ancora senso, perché non riesco a fare una sintesi adeguata del percorso che stai facendo. Abbiamo deciso un mesetto prima, poi abbiamo la regola, un mesetto prima, poi qualcuno lo fa 20 giorni. Hai detto che i ragazzi autovalutano anche questo voto di mese prima, e come se ne tiene conto della loro autovalutazione? Anche devo dire che questa cosa qui del voto alla fine del quadrimestre, del voto di mese prima, a me mette veramente in crisi. Nel senso che sposo assolutamente tutto il discorso che è stato fatto, il voto con finalità formativa, assolutamente tutto. Però poi alla fine questo voto un mese prima dico, cioè allora vuol dire che tutto quello che comunque io ho fatto con cercando di far crescere il ragazzo comunque era quantificabile, gerarchizzabile in un numero, e allora mi cade un po' tutto questo castello, cioè mi perde con questo voto un mese prima, mi mette proprio in crisi. Lascia vedere anche il voto un mese prima, in pagella lo devi mettere il voto, allora ho dei cinque come faceva il maestro Mazzi, ti rifiuti di mettere, è poi passibile di qualcuno dall'altro, no? Che comincia a fare sanzioni eccetera, o metti lo stesso voto a tutti. Non sarebbe un po' ora di farla sta cosa? Cioè di continuare ad accettare. Se avete questa forza io mi chiedo. Io sto con voi. Io dico sempre che il voto in pagella lo dobbiamo mettere per la formativa, se riusciamo a liberarci anche a questo, se voi siete in tanti, perché poi dipende quanti siete, se voi siete abbastanza da dire, poi questa è una scuola sperimentale, state sperimentando tanto, eccetera, alle medie poi veramente i voti non hanno senso, già al liceo potevi arrivare, alla maturità, alle cose... un minimo di senso in più ce l'hanno, alle medie veramente non so,
non ha nessun senso, e... però per adesso dovete andare contro una normativa, dovete un modo per farlo senza andare contro la normativa e mettere voi stesso voto. 10 a tutti, 6 a tutti, 8 a tutti. Nella storia di questa scuola, io ho fatto da Dominani quando è cominciata, e nel primo anno della sperimentazione gli insegnanti hanno dato un voto politico 6 a tutti per far sì che così tutti fossero promossi, e poi c'era una scheda formativa per un punto. Si può fare, il problema è che ti scontri poi con tutta una situazione. Sì. Poi anche le famiglie, cioè, sicuramente alcune famiglie sicuramente vi verrebbero a contestare una cosa del genere, però. Io ho paziente con tutti sei. Posso? No, mi ero ripromessa di non dirlo, ma visto che. Attenzione, lo scusate. Si era ripromessa di non dirlo, ma lo dice. Allora dico perché la No, vieni qua. Perché visto che è stata aperta, per me è una cosa che continua ad essere un grande dubbio quello che diceva Giovanna, no? Nel senso che mi sembra che a fronte di tutti questi discorsi poi diciamo vabbè, però quello in pagella in fondo. E anch'io come Giovanna mi chiedo, ma la logica poi cambia se manteniamo quel voto in pagella? È una cosa che avevo scritto anche a Corsini, perché era proprio una cosa che del suo libro non mi andava giù. E la sua risposta mi dice tante cose, ma mi dice: credo che una scuola senza voti, ovvero senza sintesi ordinale in uscita, in questo senso la scuola primaria è ancora una scuola con i voti, potrà esistere solo quando insegnamento e apprendimento saranno basati esclusivamente su motivazioni intrinseche e fiducia reciproca. Però io ribalterei la prospettiva, cioè se non togliamo il voto non sarà mai così. Sono d'accordo. Allora, io, come dire, la soffro tanto questa cosa. Poi è vero che, come dici tu, la normativa non ci obbliga ad avere voti in itinere, mentre ci obbliga a farlo alla fine. Quindi è chiaro che è molto più facile incidere su quella, come dire, in itinere piuttosto che su quella finale. Però secondo me dovremmo almeno dircelo che è dannosa anche quella, perché almeno fino a 16 anni. Però cioè dircelo bene. Io l'anno del Covid avevo proposto, per esempio, a questo collegio di dare lo stesso voto. Era stata molto gradita. Credo che dobbiamo veramente, perché se no la logica della classificazione non la elimineremo mai. I bambini sono intrisi di questa cosa fino al midollo. Se non la eliminiamo anche alla fine dell'anno, sì, la depotenziamo, per carità, non voglio dire che allora tutto quello che fai prima svanisce, però secondo me depotenzia molto. Se poi alla fine arriviamo sempre lì e pensiamo che non ce ne sia bisogno, ma che anzi sia dannoso, perché poi in questa mail lo stesso Corsini mi dice una cosa che non ho scritto nel mio libro, è che io penso che la scuola della rendicontazione, così come è pensata, sia dannosa. Però se è dannosa, diciamocelo a voce alta quantomeno, perché se no non ne usciamo mai. Chiaro, scusa. Alice. Allora, io sono d'accordo, nel senso che... sono d'accordo sul fatto che il voto numerico alla fine del quadrimestre, o ancora meglio, per me sarebbe alla fine del, una volta all'anno e fine, non ha, diciamo così, non è coerente con il resto dell'impianto, d'accordo? Nello stesso tempo mi viene da dire, beh, però se noi aspettiamo la coerenza completa e nel frattempo che aspettiamo che eliminino completamente i voti, nel frattempo allora noi i voti li diamo perché sanno da dare, la trovo un po' un modo per sbarazzarsi di un problema senza poi in realtà affrontarlo. Cioè, a me viene da dire... Mi piacerebbe non darlo completamente il voto. Io quando era stato tolto il voto di comportamento, ve lo ricordate, noi facevamo questa cosa, noi abbiamo un comportamento in cui abbiamo degli indicatori in cui diciamo che se si va bene, non va bene, questa cosa, e poi quando dovevamo dare il voto facevamo una sorta di conversione. Era una roba disgustosa, non so se ve la ricordate. Era una cosa terrificante, la dobbiamo fare di nuovo. Quando l'avevano tolto ero stata ben contenta.
ma non è che non avessimo lavorato su come dare il voto di cioè sulla valutazione del comportamento, cercando di dare un senso a quella roba lì. Quando sono arrivata nella scuola c'era 7 e ti diceva che 7 eri in un certo modo, 8 eri in un certo modo, 9 eri in un certo modo, 10 eri in un certo modo. Quando parli di comportamento, come dire, tanto è vero che poi c'era il 7 sopra, avevamo inserito il 7, perché in quello c'era un comportamento un po' diverso. Abbiamo eliminato quella logica. Non avevamo potuto eliminare il voto di comportamento, ce lo siamo tenuto lungamente, però almeno abbiamo eliminato quella logica che era una logica aberrante. Anche qua mi dà l'idea, il voto numerico alla fine della pagella non lo possiamo eliminare a meno che non facciamo una grande, come dire, iniziativa popolare, eccetera, eccetera, per cambiare la legge, perché lì bisogna cambiare la legge, d'accordo? Nel frattempo a me non dispiacerebbe, come dire, che il voto fosse un mio problema solo alla fine del quadrimestre. Io faccio un esempio. Sto dicendo, vorrei che non ci fosse neanche. Cercando di rispondere a quelli che mi dicono, ma i voti servono perché poi la società, quando esce da scuola sei continuamente valutato. Intanto io piuttosto questa cosa che uno poi esce da scuola ed è valutato giorno per giorno, non la vedo, perché vai all'università e ti valutano solo quando vai a fare l'esame, non giorno per giorno. Vai a lavorare, voi siete dei lavoratori, e non è che giorno per giorno vi mettono un voto su quello che fate, quello che non fate. Vabbè, i nostri anni medie però poi entrano successivamente in un sistema che invece che è alle superiori. Solo a scuola, però solo nella scuola si viene valutati giorno per giorno con dei voti, non esiste un altro ambiente fuori da... No, perché alcuni dicono, ma poi se non ti valuto poi i voti a scuola, poi come cresci, no? Non esiste questa cosa. E comunque io dico, se mio figlio deve imparare a giocare a calcio, perché mio figlio quello piace, ok? E io so che in campionato poi piglia i calci, io non è che lo abituo alle problematiche, lo abituo dandogli i calci. Non è in questo modo che gli insegni a superare le difficoltà, lo fortifichi in altri modi, non lo fortifichi umiliandolo, dandogli i voti, eccetera, perché poi può succedere che il datore di lavoro ti tratta male, ti devo trattare male già da piccolo. Non è in quel modo che si fortifica uno. E a questo proposito quindi vorrei dire, se gli diamo solo un calcio a fine quadrimestre, anche bello forte sullo stinco, piuttosto che dargli 4-5 calcetti al giorno, probabilmente è meglio. Quindi, purtroppo, quello che possiamo fare adesso, in qualsiasi momento, da oggi in poi, è togliere i voti giorno per giorno. Quello lo possiamo fare subito. E quindi, perché non farlo? È proprio una scelta libera nostra. Possiamo fare, possiamo non fare. Quello in pagella è una cosa che io condividerei, toglierli dal sistema italiano. Io mi sono ispirato, quando ho fatto questa cosa e vi ho detto cercate esempi simili in tutta Italia, non li ho trovati, li ho trovati in Finlandia. E quindi noi, i nostri alunni all'inizio siamo la classe finlandese, eravamo la classe finlandese. Perché in Finlandia i voti non li usano, i numeri non li usano mai fino ai 15-16 anni, no? Né in itinere né in pagella. E i finlandesi crescono sani, belli e forti come noi, anzi 18 anni, 18 ragazzi, se ne vanno di casa. No? Non lo faccio, un tasso di suicidio nel paese. Ma quelle sono un po' un po' legate un po' legate ad altri motivi, non alla scuola. La rimarca? Che voleva intervenire? Sì, allora io ero andato alle superiori e ho visto tante volte in scrutinio discutere i casi, tra virgolette, difficili, e dei 2, dei 3, dei 4, 5, diventare 6 è la norma, no? Laddove magari poi ci sono i 6 conquistati duramente da ragazzi che hanno provato a inserirsi nel sistema. Per cui già questo dice che il voto non dice niente.
Muovendo da questo, che forse non ci pensavo, ma è così, cioè il voto anche lui è così, non dice davvero niente se tu a fine anno lo trasformi. E noi ne trasformiamo tantissimi, cioè chi ha lavorato ai superiori sa. Anche al contrario, abbassandoli, perché mi hanno raccontato l'altro giorno, come dicevano, proprio per alzare a 6 una cosa, hanno abbassato il voto di matematica da 8 a 7 e di fisica da 8 a 7. Io questo non l'ho mai visto fare, anzi, sempre visto che non c'è nessuno, per contro non c'è nessun interessamento, perché voi discuti sempre i casi difficili verso quelli che magari potresti dargli 8 invece di aver dato 7, nessuno ne parla mai nello scrutinio di tutte queste altre casistiche, no? Per cui non vuole dire niente né nel basso né nell'alto il numero. Tuttavia, per quanto riguarda i casi veramente difficili, quando tu hai bisogno di dimostrare alle istituzioni che c'è una situazione di allerta, il voto è uno dei parametri che ti permette di segnalare la situazione di allerta. Allora, in questo senso, a tutela di alcune situazioni, che cosa si potrebbe fare per mantenere, perché io eliminerei completamente, se lo elimini lo elimini, o lo fai o non lo fai. Dice situazione di allerta rispetto a un ragazzo che non è... Se un ragazzo ha una situazione davvero difficile in cui lui, lei sta semplicemente manifestando attraverso il non rendimento scolastico una dimensione extrascolastica per cui vanno allertate le autorità, che può essere la sua salute mentale, che può essere una situazione di... E se lo dici a parole esattamente come lo stai descrivendo adesso, lo dici a parole... Sì, non hai nessuna, cioè io so perché c'è successa combinazione quest'anno, alla fine dell'anno scorso, con una ragazza, e il dirigente ha detto il fatto di avere tante materie sotto è un parametro che mi permette, nel momento in cui vado a difendere la situazione della studentessa, di avere in mano una cosa. Quindi lasciamo i voti che sono e la ragazza la prendiamo. Allora, tu hai in mano qualcosa, che cosa possiamo fare in questi termini per non perdere questo potere di difesa nei confronti dello studente? Fermo restando che, come ho detto, non ha nessun senso il numero. Io ti dico la mia, poi ognuno può dire la sua, io ti dico la mia. La mia è che il dirigente può segnalare che tutti i docenti stanno segnalando, no, delle problematiche di apprendimento gravi, per cui ci sono... Sì, però qua, di nuovo, indipendentemente dal numero, perché... noi possiamo gabbare il santo dando tutti i 6, ma non possiamo in questo caso. Perché c'è solo la nostra voce, ma in mano poi uno guarda e fa sì, però tutti i 6, quindi va bene. Dovrebbero essere delle persone che capiscono la lingua italiana, no? Quindi indipendentemente dal numero, se tu stai segnalando la gravità di una cosa, però è un errore questo, allora torniamo sempre lì, non è che se perché la società sbaglia devo adeguarmi. Ma io immagino che si possa essere molto chiari, poi condivisa tra i docenti del consiglio di classe, in cui illustrano la gravità della situazione di una studentessa o di un studente. Sì, dovrebbero capirlo, io secondo me sono in grado di capirlo, anche non è che perché se sono in alto non capiscono, devi dare fiducia anche a chi sta sopra di noi. Io ho visto situazioni, però scusate, superiore, non hai segnalato per tempo, sì, ma perché stiamo in questo sistema, visto che stiamo nel sistema con i numeri, è chiaro. Tu magari non segnali per tempo, un ragazzo lo puoi bocciare, come funziona così, e poi ci vanno generando tutte le situazioni più frasi, no, non lo so, però a me sembra abbastanza assurdo pensare che diamo, come dire, dopo che abbiamo fatto una mattinata e un excursus come quello che abbiamo fatto, dirci che diamo i voti essenzialmente per proteggere i ragazzini dal sistema. La sua domanda è legittima, però secondo me la tua problematica c'è, però io credo che descrivendo la situazione anche a parole non ci siano grosse problemi a farlo capire. Poi ci sono, lo sai, ci sono anche dei ragazzi che hanno tanti problemi e comunque hanno un rendimento scolastico bello alto, ma poi non per questo non ci sono delle problematiche psicologiche dietro. Va bene, facciamo una pausina, così ci rilassiamo.
Volevo chiedere una cosa, questo modello, questo sistema, probabilmente per le superiori forse funziona, e mi chiedevo se potesse funzionare anche alle medie sul discorso della responsabilità dell'autonomia, perché leggevo nel tuo testo, no, che dici riguardo alla possibilità di poter, sulla libertà di andare in bagno quando meglio credono, e alle medie io vedrei molto caotica, no, questo tipo di libertà, proprio perché probabilmente l'età è differente e non credo che funzionerebbe qua questo discorso. Se andiamo proprio su quel dettaglio, ti ripeto, quando arrivano al primo superiore non sono molto diversi dalla terza media, gli stessi ragazzi 3 mesi dopo. E io lo vedo, qualcuno se ne approfitta, ma quando se ne approfitta la chiarisce subito. Qual è lo scopo di essere liberi di andare in bagno? Primo, di non disturbarmi, sto facendo una lezione, stiamo parlando, sto con un gruppetto, fare una cosa, eccetera, mi devi dire prima che posso andare in bagno, no? Se ti scappa la bevigno, posso farti le vescica e altre problematiche, ma vai in bagno, no? Però è chiaro che in bagno per me ci vai se appunto ti scappa, se hai un problema, o anche se sei mentalmente adesso stanco, eccetera, che è inutile che stai in classe, tanto non serve a nulla, non riesci a ascoltare, preferisco che vai in bagno 3, 4, 5 minuti, ti sciacqui la faccia, ti rilassi e rientri e provi di nuovo a rialzare la curva della concentrazione. Tenerti in classe, se la curva della concentrazione è crollata, poi muoversi, va bene. E quindi ci sono tanti che dicono, nel nord Europa fanno ginnastica ogni ora. Perché muoversi serve per riossigenare il cervello e metterti in condizione, poi pure ci siamo alzati un attimo. Già solo alzare, fare 2 passi, così di quindi vi dico, io semplicemente prendo quei 2 ore che stanno facendo e dico, scusate, ma bastano 2 chiacchiere, ma siete lì.